Siamo con Pietro Vanessi, ci troviamo dentro la chiesa sconsacrata di San Francesco delle Monache a Napoli, di fronte al monastero di Santa Chiara, e sta per andare in scena lo spettacolo Scoppia, uno spettacolo di sperimentazione teatrale, di interazione fra teatro e fumetto, con le vignette di PV, che è chiaramente il nostro Pietro. Eccolo qua. È uno spettacolo molto un po' surreale, comico, un po' demenziale, abbastanza difficile da classificare, che però sta ottenendo molti consensi e perché molta gente ride. E questo direi che è una cosa fondamentale, soprattutto per un vignettista. Sì, perché in effetti la mia attività è di vignettista. L'anno scorso ho pubblicato un libro con la casa editrice 100 autori che mi ha dato l'opportunità di fare questa specie di rassegna delle migliori vignette politiche sull'Italia e sulla sociale, su ciò che non va e ciò che non va, e ciò che va e ciò che non va. Quindi diciamo che adesso, dopo questo spettacolo e dopo tutta una serie di consensi che continuo a ricevere dai miei lettori, che mi dicono: quando lo fai? Quando vediamo un altro libro? Quando ci fai vedere le cose sulle tue coppie in crisi? Ebbene sì, vi do l'annuncio che a breve uscirà il libro Coppie Scoppiate. Speriamo sempre per la casa editrice 100 autori che mi ha supportato così bene in questa grande avventura. Allora, la mia storia con le vignette comincia dal 1990, quando ho cominciato a collaborare con la rivista Cuore, storica, e da lì poi mi sono fermato. Poi, con l'avvento dei blog e dei siti, Esatto, questa che vedete è una delle mie creazioni, ossia uno dei personaggi dello spettacolo Scoppia che sto mettendo in scena. Però direi che a questo punto posso andare avanti a raccontare la storia, diciamo, della passione per le vignette. Quindi, passione per le vignette che a un certo punto, con l'avvento dei blog e dei siti, mi sono detto: perché non provare a metterli online? E da lì ha cominciato. Quindi io vi invito tutti al sito www.unavignettadpv.it a vedere le mie produzioni quasi giornaliere.